Oh, buonasera a tutti. Spero mi sentiate bene. Sto regolando un po' il volume. Mi scuso subito perché non avrò la cam questa sera, ma ho dovuto riorganizzare tutto al volissimo. Buonasera, Top Boomer TV. Iago, giusto? Correggimi se sbaglio, io quei nomi sono terribile, perdonatemi. Sono a lavoro, ma cercherò di essere presente perché voglio vedere se abbiamo le stesse impressioni. Perfetto. Io sono completamente blind, nel senso che non ho visto veramente nulla. Ok, intanto ditemi tra l'altro se si sente bene l'audio perché non ho avuto tempo di provare volumi e fare test. Quindi perfetto, almeno il nome me lo sono ricordato. Ok, bene. Premo un tasto qualsiasi e cominciamo a vedere. Il gioco potrebbe non essersi chiuso correttamente durante l'ultima sessione, ma se l'ho appena lanciato. Direi che facciamo nuova partita, anche se non ho fatto un granché audio e video. Ok, perfetto. Al massimo ci sarà da regolare un po' la mia voce rispetto al gioco. Fatemi sapere, grazie ai miei potentissimi mezzi, dovrò riuscire a sistemare le cose abbastanza al volo. Ma intanto lo sappiamo che l'imprevisto tecnico. Ecco, questa è anche una live che servirà per vedere appunto se è il mio computer che ha problemi o no. Per adesso sto zitto. Puoi sentirmi? Geppetto's puppet. Burattino We need vicepresidente. your help. Vediamo quali sono le tue impressioni. Ben volentieri. Ok. Molto neat, molto pulito, molto clean. Vediamo un po' come funziona. Ah, ok, qua abbiamo le impostazioni. Andiamo giusto a vedere se è tutto a posto. Sì, prestazioni. Ah, ok, sì, bisogna tornare al menu per cambiare le cose. Va bene. Informazioni sul personaggio. Ah, ok, sono le caratteristiche. Cazzo, quanto fa. Quanto fa Souls? Anche i menu. Allora, queste saranno cintura superiore, le cure, ce l'ha impulso, smerigliatrice e extrema ratio. Cosa sarà? Tipo il simbolo scuro di Dark Souls che ti riporta bruciandoti tutto, boh, quello che saranno. Ok, molto sensibile sul movimento. I've been looking all over for you. Esteticamente niente male, devo dire. Ed è anche abbastanza fluido. Beh, oddio, dobbiamo poi vedere nelle scene concitate come se la cava. Gemini si riavvierà I see presto. my name is Sophia. Nell'hotel Please Card. come to Hotel Ti Croft spiegherò cosa and sta I'll explain what's succedendo. happening. Ok. Jiminy, please escort Per him to favore, the accompagnami hotel. in albergo. Lampada di mola, non aver paura anche se ti perdi nella nebbia, ci sarà il grillo a guidarti. Ok. E le due braccia sinistre d'acciaio. Ok. Non so che cos'è quello, però non si sta ricaricando, quindi Let's get you out of ti there. tiriamo fuori da lì, trovo qualcosa che Find possa something that might aiutarmi. help. È tipo. Ah, una spada. But the streets are not Onestamente non sono safe. sicuro, portati dietro una delle Arm armi che yourself trovi with lì. Ah, one of puoi the scegliere weapons over l'arma. there. Interessante. It'll be Ti helpful sarà on your utile way per to the raggiungere hotel. l'hotel. Via del grillo. Equilibrio. Via del bastardo. Destrezza. Via dello spazzino. Forza. Buonasera, Mark. Esatto, è tipo la classe iniziale.
Equilibrio sembra tipo una sciabola. Bastardo sembra tipo un fioretto, comunque una spada da fondo. Via dello spazzino è, si chiama ignoranza quella cosa. Che non è una spada, è un incrocio, un insieme di cose, non meglio definite. Ah, però è interessante questa cosa perché c'è una lama e un pomo, e un'impugnatura che mi sta dando. Io un po' se faccio così. Ok, vitalità è la Madonna. Ah, ok, questa è la easy mode sostanzialmente. Cioè, guarda che caratteristiche c'ha. 11, 5, 11, 11, 5, 6. Cioè, di tecnica è una sola. Però ha tre caratteristiche all'11. Ok, questo ha un 12. Però comunque questa mi sa di un pelino più incazzata. Questa forse è la più difficile. 9, 7, 8, 9, 9, 7. Non ci vuole un genio in matematica per capire che è il livello più basso. Si sa che in questi giochi mai destrezza. Ma vabbè, io in realtà nei vecchi Souls ho sempre giocato delle quality come build, quindi destrezza forza in realtà. Io ho solo destrezza e comunque, perdonami, non esiste la hard mod su sto gioco. Vedrai più avanti, ok? No, era per dire comunque che questa qua cioè non intendevo appunto una vera e propria hard mod, però guardando le caratteristiche qua inizia un livello più alto, cioè un po' come lo spreco d'ossigeno in Bloodborne, o adesso come si chiama quello che parte mezzo nudo in Dark Souls, che di solito è quello che ha le stat più basse. Ho completato la demo in 25 minuti. Però. Io non so se. Vabbè, dai, andiamo di ignoranza. Via dello spazzino. Tanto perché mi piace la spada ignorante. Sarà lento come la merda. Io un po' attacco leggero. E un affondo. C'è l'attacco pesante? Sì, ed è tipo. Gli sto mandando un telegram. Ma un telegramma proprio di quelli che arrivano dopo 3 giorni. E vabbè, vediamo com'è il combattimento. Non so, l'ambientazione per certi aspetti fa un po' Bloodborne. Per certi altri è un po' più vittoriana, un pelino più moderna. Ok, l'agganciamento è uguale, attacco normale, attacco speciale. Scusi, sto leggendo, non si fa così. Ok. È molto lento l'attacco iniziale, quindi bisogna prendersela con un po' di calma. Posso raccattare le cose? Niente, il ragdoll, c'è il ragdoll. Ok, basta. L1? Ah, è una parata. Uè. Ok, L2 è sempre il braccio. Quindi con L1 si para. Un test di carte. Grazie. L'opera umana. Secreto di tutte le sue strutture, vogliamo un soggetto prospero. Ok. Ah, ok, c'è la schivata. Ok, è abbastanza imbarazzante la schivata. Non lo so, devo provarla con un nemico. Però mi sembra un po' poco. Non è che c'è. No. Anche se premi 2 volte non c'è la schivata maggiore. Cella impulso. Una cella impulso per recuperare punti vita. Esiste un numero massimo di utilizzo delle celle impulso. Quando lo raggiungi la cella si scarica. Se attacchi i nemici mentre la cella impulso e scarica, questa si scarica gradualmente. Quando
attacchi, ok, non è che devi uccidere per forza, basta che attacchi. Ok, quadrato, non ho ancora capito cos'è la smeragliatrice, cioè, ma immagino servirà per ripristinare il filo a questo punto. Ok. Ah, comunque Edward Eldrick, Full Metal Alchemist col braccio così, in effetti fa molto Edward Eldrick. Vediamo un po'. E se fa... Ok, c'è la, scende la stamina, sì, poco. Ok, proviamo a vedere una cura. Ah, però aspetta, avevo perso della vita anche mentre paravo. Ci sono troppe cose gravi e trasandate in questo gioco. Si vede che è un indie. Gli NPC non costituiranno mai una challenge vera e propria, nemmeno quelli. Inoltre nessun nemico. Wow. Per Dio, per adesso li sciottiamo contro colpi. Adesso li vediamo. Sì, perdi vita. Anche se pari. E io continuo a sbagliare il tasto. Scusate, sto arrivando da Zelda, dove l'attacco è un altro tasto. Ah, probabilmente però perdo vita perché è un po' come... come in Dark Souls, probabilmente quest'arma non blocca completamente. Vabbè, adesso ho sporcato le cure per fare un po' di esperimenti, ma vabbè, ci sta. Se si include il boss, ma io perché c'ho questo cuoricino di me nell'angolino che poi non riesco a leggere la chat. Scusatemi un secondo, faccio un cambio rapido e non posso. Ah sì, aspetta, posso fare la seguente cosa. Posso fare, metto solo la chat, no? Posso mettere solo la chat, vabbè, lo lasciamo così. Dice Poise, come stai qui, sei davvero nel burro, come se avessi il 90%. Dio, ho detto che minchia. Quindi tu mi stai dicendo che la tua sensazione è stata un po' sempliciona. Beh, tieni conto che io non sono proprio un manico in questo genere di giochi, eh. Non sono il miglior giocatore di Souls al mondo, quindi... Ma dai, ok, niente. Se dobbiamo, ci serve la chiave. Quindi magari io farò un po' più fatica di te a finirlo. Però, mi dici 25 minuti? Lampada nuova che illumina la zona intorno al personaggio. Ah, fangule, chi ti aveva visto te? Sarà gratis sul pass, quindi lo giocherai. Beh, questo in effetti potrebbe essere un incentivo. Aspetta, che tanto non voglio perdermi. Allora, sono salito sulla scala, però qua c'è qualcosa poi, no? Tra l'altro hai anche una bella barra della vita, cioè per adesso i danni mi sembrano alti ma non eccessivi. Ma salve! Ok. Bellissimo che la spada passa così, però mi sa necessario per rendere un po' o non può essere questa cosa. Ti sta piacendo? È un po' presto per dirlo, cioè per adesso l'impostazione è quella di un Souls. Attiva lo slot della cintura superiore, usa l'oggetto nella cintura selezionato. Ah, ok. So come si cambiano, l'aveva scritto, ma sono pirla, non l'ho letto. Ah, ok, così gli switch. Quindi la potevo attivare così. Ok. Vabbè, senti, io mi curo. Intanto dovrebbe ricaricarsi, no? Mentre meniamo le mani. Tra l'altro... Sì, il modello del personaggio non è fatto malissimo, anzi. Magari è un po'...
qualche dettaglio un po' in bassa risoluzione qua e là, giusto per non appesantire troppo, però alla fine ci sta, cioè non è che devi guardarlo in faccia mentre combatti. Non lo so, però non male. Voglio combattere ancora un po' e vedere come il combattista prima di darvi un'impressione. Un attacco fatale posteriore. Ah, ok, se arrivo alle spalle del nemico. Minchia, che violenza. Ok, questo è il backstab. Molto facilmente. Catalizzatore di favola. Non è neanche così improbabile ricaricare le fiale, vedo. Hai appena iniziato? Sì, da penso 5 minuti. Sì, da una decina di minuti siamo live, quindi ho appena proprio visto la intro. Durante la corsa. Ah, L3 si salta. Mamma mia, che brutta scelta. Ok, almeno questo ci sta. Sei invulnerabile durante i backstab. Vieni avanti, stronzo. Ok, questi nemici sono abbastanza da sempliciotti, se non fosse per quello che c'era dietro all'angolo. Frammento di ergo fiocco. Ma cosa sono questi oggetti? Posso vederlo? Boas. Ah, ok. Ergo sono l'equivalente delle anime. Ok, ora è chiaro. Termiti è un oggetto da lancio. Ruota dentata. La ruota di un ingranaggio che si vede comunemente a cazzo. Si può lanciare per attirare l'attenzione. Ah, ok. Sono tipo i sassi. Questa sarà la cella, ok. Ah no, carica della favola, catalizzatore di favola, un catalizzatore realizzato per integrare l'abilità dei burattini, carica rapidamente l'energia della favola. Il catalizzatore ha reso i burattini più efficienti, facendo circolare l'energia dell'ergo nei loro corpi. Questa rivoluzionaria invenzione era basata sull'idea di un alchimista, ok. Roba di loro, questo immagino, ok, quando la durevolezza è bassa l'attacco diminuisce, per cui se ci avevo azzeccato è questo. Che rilascia tutta l'energia dell'organo P in una sola volta. L'utilizzo provoca la morte istantanea del tuo personaggio. Il vecchio temeva che suo figlio potesse non risvegliarsi bene e impazzire. Questo dispositivo di inizializzazione è stato realizzato come un male necessario per operazioni delicate. Sì, vuol dire che se ti buggi da qualche parte, puoi sbuggarti in quel modo. Ok, l'abbiamo capito. Ok. Dispositivo di blocco. In tutta caccia ci sono porte e scale bloccate da dispositivi. Puoi sbloccare queste porte o scendere le scale per creare delle scorciatoie. Ok, anche questo mi sembra pretty easy. Catalizzatore di favola. Ok, quello sembra più grosso e incazzoso degli altri. Facciamo così, ci apriamo la strada. Che magari c'è pure una scorciatoia. Sì. E niente. Ma se muoio ritorno qua io. Grande esposizione di carte del 1800 XX. Ho capito, ma fammi leggere, Johnny. Assistente di grande spettacolo sulla Terra, scoprite il futuro del mondo. Ok. Shortcut, perfetto. Ok, andiamo a conoscere il nostro nuovo amico. Anche se amico forse è un parolone. Salve. Ok, vediamo un po', la schivata è utile. Non molto. Ok, indietro schivi proprio poco. Ok, non puoi scambiare colpi. Ah, oh,
sono, e sono un piala perché adesso l'hanno. Ok, è un po' legnosetto come attacco, come arma questo. Fai un attacco? Ok, non ci arrivo. Neanche. E poi mi fai tempo a schivare, però. La domanda è... Ma il bacio d'acciaio a cosa serve? Scusa, adesso ci vediamo cosa serve. Non serve un cazzo. Una smerigliatura. E l'unica cosa che non ho capito è come si passa allo smerigliatore. Cioè, c'è il tutorial, ma purtroppo ho premuto velocemente e non l'ho letto. Perché non gli farò... Ah, ok, si riparte sempre da qua. Come fa? Ah, ok. Trovato il tasto. Sono piala io. Vabbè, tiriamo dritto. Ok, anche qua si perdono le anime. Abbastanza cliché, devo dire. La domanda è, mi seguiranno... Quanto dura lag? Allora facciamo così, ci teniamo le sbaragliate e ce le cure. Morire ti resetta tutto, quindi bene. Questo non sarà un problema. Quello che devo ancora capire è se conviene di più parare o schivare in questo gioco, perché la schivata non mi sembra molto utile. E questo è già un problema. Ok. Piano B, suppongo. Ok, laggo infinito. E la madonna quanta gente c'è. Scusate. Ok. Ma quanti ce n'è qui in giro? Non me ne ricordavo così tanti. Stavo, volevo correre veramente. Grazie, gentilissimo. Scusi, permesso. No, cattiva idea, pessima idea. Ok. Ah, c'è un attacco diverso. Schivi e poi attacchi. A te non ti ho seguito. Che ti devo dire? Sono fortunato io. Ok, hai dei frame di vulnerabilità allora. Tantissimi. Anche di rottura della polvere, soprattutto la... Ok, la schivata è completamente inutile, cioè imbarazzantemente inutile. Non schivi neanche abbastanza per allontanarti dal suo attacco, quindi la reputo una gimmick in questo momento. Ok, questo è a due. Aia. Ok, non scherza affatto il tipo. Altro tipo uccidere così, praticamente. Okay. Non mi piace troppo quest'idea che... Che tipo, uno che ti inseguono per tutta la vita, e soprattutto il fatto che se pari ti toglie vita, però se schivi... Non esce dai suoi attacchi, cioè è più conveniente correre probabilmente che schivare. Cosa ti dico? L1 più triangolo? È triangolo? Cioè ho... Boh.
Poi schivare non indietro. Questa è una possibilità, in effetti. Però non lo so, cioè la schivata mi sembra un po' goffa. Cioè oltre a essere accorta, è proprio un po' lentina. Ci tocchiamo il pensiero. Ok. Ah, curiosità, come tu come funzioni? Ah, devi tenere premuto. Ah, il bacio. È integrata nel bacio la... Ok, figo. Voglio anch'io un bacio così. Io ho fatto così. Allora, prova a schivare di lato, non di dietro, ok? Proviamo anche così. Allora, tu attacchi di qua. Il doppio attacco mi frega, però. Ma quello è perché frega me mica. Ok, credo fosse questo il doppio. Ah, ok, puoi fare anche gli attacchi caricati. Questo non dovevo farlo in questo momento. Stavo andando così bene. E che male, aia. Fatti tra gli attacchi, no? Ok, abbiamo la chiave. Sì, non è difficile una volta che ci prendi un po' la mano. E qua invece cosa che proteggeva? La ruota dentata. Ah, probabilmente potevi distrarlo con la ruota dentata. Continuo a non capire a cosa serve il braccio sinistro d'acciaio, il fatto di premere L2. Cioè, mi ha consumato quella barra, ma... Boh. GGVP. Vabbè, considera che io sono tendenzialmente scarso, quindi non faccio testo io in questi giochi. Però immagino che servirà per il portone che abbiamo visto prima, però mi sa che è più vicino di qua a sto punto. Era dritto qua, no? Hai usato una chiave di ingresso principale della stazione? Ok. Benvenuti a CAT. Ah, ok, dici più avanti si avvia ad aprire porte. E il combat system che fa un po' pena. E in effetti... Non mi trovi troppo discord per ora. Cos'è un checkpoint questo? Stargazer. Scusi, metto un pilino più comodo. Ah. Ecco, uno dei vantaggi è che sono in una posizione un po' di merda per avere la chat visibile tutto. Ed è anche uno dei motivi per cui non ho messo la cam. Uso lo stargazer per ripristinare del tutti i punti vita. Ok, tornerai in vita in questo punto quando muori, ok. Anche questo direi abbastanza nella norma. E ci sono i cavalli. Cavalli confirmed. Tu sei brutto come sembri. Poi sono anche loro delle marionette. Sì, sì. Sì, sì, sono proprio delle marionette anche loro. Catalizzatore di favola. Il falò, esatto. Cani? Cioè, davvero ce n'è la necessità? E
Sapete che devono mettere sempre i cazzo di cani in questi giochi? Aspetta, ma perché io comunque solo una cura? Vabbè, senti, ci sediamo un attimo. Ero convinto che mi avesse fatto sedere di base, invece no. Ctrl C, Ctrl V per gli NPC. Dai persecutori. Non ho idea di chi sia. Per favore, do il numero di burattini e settare i parametri di pericolo. Comunque c'è il Perry. Ah. Devi solo parare col tempismo giusto o è un altro tasto? Se lo dici tu. Ma praticamente è inutile perché i nemici non hanno poise. Beh oddio, quello ciccioso grosso ce l'aveva, ne aveva parecchia di poise. Cioè non lo staggavi facilmente. Quelli base sì. Quelli base basta che scorreggi lì e li stagga, il vigore. Forza motrice che cos'è? È la forza, ok. Capacità abbiamo già 11. C'è una spiegazione come in Dark Souls, ma anche no. Ah, però mi dice che se aumento abilità d'attacco del braccio a legione. L'elitzu sì, ce l'ha solo l'elite e boss, ok. Sviluppo. Ma tanto ne posso fare un po' di livelli. Questo aumenta le difese, ok. Però è inutile, schivi e colpisci. Beh, c'è anche da dire che se il gioco non si sporca neanche a spiegartelo. Perry non parti. What? Ah, ok. Ok, questo aumenta l'attacco fisico. La vitalità ci aumenterà la vita. Chi l'avrebbe mai detto? Anche l'occupare della guardia. Il vigore potrebbe essere una buona idea. Portarlo un pelino su, dai. Portiamolo almeno a 7. E io poi vado di ignoranza. Ok. Perché vedete, lì in basso a destra io ho triangolo. Ah, e mi ha consumato una barra. E fa quell'attacco speciale. E L1 triangolo. Non so cosa ho fatto. È chiarissimo. È talmente inutile che te l'ho detto sottovoce, ok? Io ho sprecato delle cariche che potevano essere inutili perché... Va bene, ok, va bene. Salve. Sì, tra l'altro io ho preso l'arma più lenta del gioco, quindi... Diciamo che già questo non è forse stata la scelta più felice che potevo fare. Però in effetti tu di poison ne dovresti avere un bel po', perché con uno spadino di questo tipo rotata... Aia! Double kill. Chiarissimo. Vediamo un po'. L'eco di carte. La grande esposizione di carte è stata rinviata. Questa decisione, vabbè, ok. Non mi metterò a leggere le cose, non temete. Ok, qua abbiamo dato un'occhiata. Là c'è qualcuno. Confermo, cavalli confirmed. Guardia perfetta, esegui. Ah, è guardia. Esegui guardia a destra prima di venire colpito.
Surdia guardia a destra prima di venire colpito. Senti, mi sono perso un attimo, cosa servono i catalizzatori della favola? Carica rapidamente l'energia della favola. Ah, sono quelle trabare, forse. Diciamo che hai preso la build più difficile e mi piace. Benissimo. Ottimamente, perché a noi non piace semplificarci la vita, va bene. Frammento di ergo chiaro, queste sono ergo. Ah, però cazzo le fai, di ergo. Ce ne ho già 941. Vuota dentata. Uso oggetto dalla cintura. Ah, perché la nostra arma comincia. Ok. Ah, puoi accenderlo e spegnerlo quello. Però questo mi sa che è chiuso. Qualcosa mi dice che è chiuso. Ah, gli oggetti sono distruggibili. Ok. Anche se ci rollo sopra. Sì! 100 su 100, 10 su 10 IGN, puoi rollare sulle scatole. Quando finirai la demo, prova destrezza, easy mode, ok. Mannaggia a me che voglio trovare piglio forza, dovremmo fare tanti danni. Sì, proprio! Un altro catalizzatore favola. Minchia se li è sveglia. Buongiorno. Buongiornissimo. E tu che fai? Andiamo lì a... Hanno patting? Fanno il giro? Ok. Mi sta bene. Soprattutto se vi mettete così belli in fila. O proprio... Nubabba. Vabbè. Non perdiamoci in quisquiglie e pinzillacche. Ah, tu sei quello che è caduto da sopra. Però lasciatemi dire una cosa, che io ho già notato una cosa che in questo è meglio di Zelda. Ci voleva tanto a mettere un oggetto del genere per riparare l'arma. Cioè, veramente. Nintendo, avete fatto un bellissimo gioco. Ma le armi di carta velina io non le concepisco. Sento cani. Anche un tracking della Madonna con gli attacchi. Le pinzillacche sono buone, ragazzi. E però non ci perdiamo in quelle. Allora, qualcun altro? Abbiamo... Sapo di abbiamo un bivio, ma... Frammento ergo chiaro. No, Valeva la pena provarci. Oh! Cioè, meglio tardi che mai. Usa le armi della favola della lama. In posizione di guardia usa le armi della favola dell'impugnatura. Le armi hanno lame e impugnatura distinte, ognuna con la propria arte della favola. Le armi della favola utilizzano gli slot favola e ciascuna utilizza un numero diverso di slot. Carica gli slot favola attaccando i nemici con un'arma.
Ok, finally. E quello è un martellozzo di tutto rispetto. Salve. Ok, questo mena. Sono dei mini posti così, cazzo. Quanta vita c'hanno? Ok, scelto male il tempismo. Ok, con le arti però li staggerei parecchio di più. Vabbè, tiriamoci un'altra cura che male non ci fa. Sono stordito. Assolutamente d'accordo. Tanta vita, ma due mosse, sì. L'IA dei nemici è abbastanza meh, devo ammettere. E immagino, perché non ci ha mai detto nulla Paolini in merito, che sia questo il motivo per cui ieri ci ha detto non siate troppo ipati per questo Lies of P, perché promette bene ma è ancora un po' grezzino. Salve. Ecco, questa è l'unica cosa fastidiosa, i tizi con le balestre. Ah, termite. Beh, se fa boom, a noi piace. Cagnozzo. Non abbiamo niente per colpire da distanza. Su. Mamma mia, i cani. Ma... pronto? Così. Ma attaccano? No, seriamente, attaccano i cani. Mi hanno dato un vocale di 20 minuti. Probabilmente non hanno fatto la scelta di pubblicarlo sul pass a caso. Che mi pare che a questo punto hai buggato il cane. Ah, ok, si è buggato. Ok, questa è stata di strada principale. Ah, ok, questa è un'altra shortcut, quindi credo. Ah no, perché qua non posso aprire. Scherzavo. Niente shortcut. Però secondo me tra poco ce n'è una che riporterà alla piazza centrale, perché stiamo facendo una O. Sì, in effetti è abbastanza ripetitivo. Stai diventando effettivamente un po' uguale. E se già nella demo si sente questa cosa. Ok, mi sa che la scorciatoia allora è sotto, perché qua vedo pupazzi e altra roba.
Ok, niente shortcut, mi sa. Andiamo con un'occhiatina per non darci per vinti proprio sul subito. Sì, che poi voglio dire. Ok, va bene usare la fantasia, però ragazzi. Qua ci passo io, voglio dire. Visto che abbiamo le stesse impressioni. Diciamo che è un po' un peccato, lo è. Diciamo, ecco, a essere onesto, un po' di aspettativa ce l'avevo. Ah no, sono io ciccato. C'era la scorciatoia. E arriva. Vediamo dove. Toma non mi dirà la piazza. Che dai, il level design non è bruttissimo. Un po' scontato, ma non è proprio male, dai. Scusa. Mi fai sul serio, Johnny? Posso anche targettarlo? Esegui guardia a destra prima di venire colpito. Ma vuoi vedere che è una traduzione sbagliata? Aia! Ah, ok, sto coso impossibile da uccidere. Tu però sei un NPC. Hello there. Salve. Però graficamente lascia desiderare. E il combat system è penoso. Storia boh. E la sto noia. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Ma allora, graficamente io non lo trovo brutto, cioè considerato appunto che è un indie che gira abbastanza fluido, cioè tecnicamente non è un disastro, nel senso che comunque siamo in modalità prestazioni, non mi sembra di aver visto lag, stuttering o cose brutte. L'IA è... cioè più, ecco, più che neanche tanto l'IA è brutta, è proprio che i moveset dei nemici sono limitati, cioè hanno sì e no due mosse a testa, quindi non è che hanno molta scelta, cioè non puoi neanche fargliene una colpa completamente. Bussare, buongiorno. A me non fa impazzire, però concordo con te. Cioè, alla fine è un gioco nella media. Non riesce a spiccare particolarmente. Ma salve! Ma non potevo andare a livellare anch'io? No, eh? Questo mi apre come una cozza, ma sicuro. Ok. Dovrebbe essere una cura quella. Ok. Vediamo quanto male gli fa. Diciamo. Non proprio benissimo.
molto meglio. Minchia che liscio che mi ha tirato. E non vale assolutamente la pena. Faccio 286 con l'attacco normale. Ok, non devo correre in quella direzione, devo allontanarmi. Con lui conviene prendere distanza correndo di lato e allontanandosi. Vediamo se riesco a fare qualcosa di meglio di così. Aio. Minchia, però perché ha range limitato, vai con un'arma. E vabbè. Non essere greedy. Lo so, ma io... È il mio peggiore difetto in questi combattimenti. Mi hai beccato subito. Io sono greedy. È il principale motivo di morte in un Souls, sappilo. Se muori durante una battaglia col boss, si crea un ergo di morte allentata dell'area del boss. Ah. Quindi è addirittura così permissivo? Cioè, l'ergo te lo lascia fuori dalla boss fight? Qui a destra, giusto? E il targeting system è quantomeno... Però ok. Beh, a questo punto mi ripiglio tutte le anime. Anzi, pardon, l'ergo. Livello. E poi, boh, vado a picchiarlo ancora. Certo che l'aggro in sto gioco è... l'hanno preso sul serio, eh. Sì, dai, non è malissimo la texture del terreno. È un po'... forse un po' piatta, ma... non possiamo neanche essere troppo picchi in tutto questo. Non ha un granché senso. E tra l'altro ci sono pochissimi checkpoint di questo tipo. Cioè molto tipo in stile Bloodborne, ok? Ce n'è uno e poi tutte le scorciatoie riportano a quel punto. Allora io direi... grandi botte di ignoranza funziona. E vigore, perché dobbiamo schivare. Ma anzi dai, investiamo un po' in vitalità su via. Facciamo un po' i pavidi. Io non sono sicuramente quello coraggioso. Salve. Molto di... ah, giusto, anche in Demon Souls era così. Fallo allentata e poi tutto si ricollega a quello. In Bloodborne c'era qualche lanterna in più. Anche se non proprio sempre. Ok. Nebbia? Non proprio nebbia, però più o meno il concetto è quello.
esempio, questa non la riesco a schivare a quanto pare. Ok, per adesso mo sono senza stamina. E mi devo preoccupare. Ok, questo non me l'aspettavo. Attento alla stamina. Basta. Maledetto. Quella mi piglierà sempre. E mi dai un'altra curatina. Ora. Non gli ho fatto neanche mezza vita. Mi sembrava di stare andando abbastanza bene, ma... Maledetto! Ah, giusto che si può anche saltare, ma è completamente inutile. Questo è nuovo però. Ok, qua. Ok, bisogna tenere le distanze. Molto più di prima. Ha esteso parecchio la range. Aspetta, se io ti corro. Non volevo fare quello. Sei incartato contro il boss. Imbecille. Doveva correre diritto. Penso di farcela sto try. Non conosco ancora bene. Mannaggia, continuo a prendermi in faccia sta mossa perché piglia un'area gigantesca. Voglio provare a fare questo, ma continua a cambiare moveset e continua a prendere. Ma fammi almeno rialzare. Vabbè, buonanotte. Pazienza, lo fai? Sì, certo. L'unica cosa è riuscire a beccargli le finestre, perché con quest'arma sei veramente lento. Non è che puoi dargli un colpetto, dargli un colpo ci vuole almeno un secondo e mezzo. Capisco perché è la più difficile come build. Tiene premuto per un attacco caricato. Johnny, non ho neanche il tempo di fargli l'attacco leggero, figurati di caricargli un attacco pesante. Ma non scherziamo. Cioè, gli devo mandare un telegramma in triplice coppia. Più che altro c'è tanto, veramente tanto di lei da quando tu inizi a premere cerchio, quando lui inizia a correre. Per cui è abbastanza... Cioè devi schivare, devi iniziare a schivare con tanto anticipo. E andiamo, terzo try. Ok, gridi. Però che palle, non puoi manco dargli due colpi, cioè. E per forza schivata un colpo, schivata un colpo. E poi ogni tanto ti fa ste cose triple. E io mi prendo 300 danni così. Dai però. Io non capisco perché ogni tanto schivo nello stesso modo sempre. Ogni tanto schivo, ogni tanto prende il danno. Ti odio. Ti odio tantissimo, P.
sta andando male. Anche perché questo dovrebbe essere una finestra, ma non lo è esattamente. Mannaggia a te. Chi te muore? Stavolta ogni tanto ti tacca la mano, ogni tanto no, non ho ancora ben capito. E vabbè, well. E questo è un momento in cui menare, invece questo no. Maledetto, ho fatto due step in avanti. E poi ha sti attacchi che vanno ben oltre il range normale, perché va fin dietro. Parte da davanti, prende proprio tutto l'arco di 180 gradi che c'è. Io non, in quei casi lì non so dove andare. Ah, che palle. Ci vorrà un po' di pazienza, perché finché non gli trovo le finestre giuste, sarà così. E mi dà fastidio. Ah, giusto, ci sono le molotov, le termiti, non lo so, vediamolo sicuro. Vediamo un po' se la metto qua. Ma proviamo al massimo. Se fa tanto danno lo posso usare. Perché ne ho solo due, per cui non è che ho tanti tagli. E se sbaglio ciccia. E tu da dove arrivi? Scusa un po'. Guardando un attimo come stava andando la live, però sul computer sta spixellando da morire perché è sceso tipo a 144p. Perché le hitbox sono sbagliate, ma in realtà neanche troppo, è proprio l'attacco che è tanto ampio. Poi vabbè, le hitbox sbagliate, cioè non sarebbe un Souls-like se no. Cioè vedi, normalmente lì non mi, ogni tanto lì mi piglia, ogni tanto non mi piglia, e non capisco in base a quale ragionamento. Perché secondo me ogni tanto mi tracca in un punto e quindi finisce l'attacco, e ogni tanto mi piglia in un'altra posizione. Vedi, qua mi ha attaccato perché ero più avanti, qua perché ho schivato un millisecondo dopo. Aveva ancora la posizione precedente nell'attacco, come... Dio, non potevi prendere... Qua ha schivato troppo lentamente lui. Vedi, quando vedi quella cosa, se è troppo tardi, non puoi schivare... Perché la schivata è troppo pesante, troppo lenta. Qui sono finito. Ah, giusto, non ho provato a vedere come vanno questi. Ok. Abbastanza una merda. 200 danni è come fargli un attacco. Vedi, non è che... li puoi baitare bene gli attacchi, cioè
parte veramente un po' aperta. È tanto casuale come ti colpisce. Non chiedetemi come mi è mancato con quell'attacco. Qua mi si è anche bloccato il personaggio. Bruttissima esperienza. Coi zoccola. Perché sta recuperando vita il maestro della sfilata? Ui. Se gli stai sotto una parte degli attacchi non ti hitano. E devo prendere un attimino distanza e sistemare l'arma. Brutto pezzente. Ok. Ora ci siamo. Ti prende veramente fin dietro. È inconcepibile che abbia un range così sconfinatamente grande. E qui dove andavo? Uscivo dall'arena. Ma io... Ah, ti odio. Avevo selezionato l'altra, non mi curava. Ok, questa cosa del doppio oggetto è un'arma a doppio taglio. Ma ti lurco di cuore. Grazie. Grazie del pensiero. Alla prossima. E buona serata. Comunque più o meno ci siamo. Quell'andazzo l'abbiamo trovato. Calma e sangue freddo, e lo si fa. Tanti nemici danno veramente un botto di ergo, quindi se ti fai un altro giretto e investi un po' di punti in forza... Ma tu fai qualcosa? Ah, tu vendi roba? Catalizzatore, cellula base. Lama della sciabola del burattino. Ah, ma vende altre armi questo. Aspetta un secondo. Che se posso prendere un'arma più veloce. Cazzo. Lo sdereno sto coso. Buon uomo, lei mi sembra che abbia anche dei prezzi onesti. Mi faccia vedere un po' che cosa vende. Lama dello stocco. Ah, ok. Mi dia la lama della sciabola del burattino. E proviamo un'altra arma. Che mi sembra decisamente più veloce come arma. Ah, non ho visto. Mi fa vedere il danno. Ah, questa è forza motrice B, tecnica D. Questo è CC. Ok. Quindi dovrei fare leggermente meno danno. Però dovrei essere più veloce. Però mi sa che devo stare più vicino. Vabbè, io questa non la scriverò mai. Vabbè, questo tie è iniziato proprio nel peggiore dei modi. Ma dai, non puoi bloccare. Vabbè, uccidimi. Non ha neanche senso che manca a provarci. Non così. Cioè, si è bloccato sul ginocchio. Non potevo neanche scappare. Ah.
Carina però la cosa che il caricamento è il naso di Pinocchio. L'ho notato adesso. Ok, vediamo come ce la caviamo con quest'arma. Ok, qua servono 3 colpi. Comprensibile perché facciamo meno danni. Io non capisco mai perché ogni tanto faccio una cosa, schivo, qualche volta ne faccio la stessa e non schivo. Va bene. Cioè mi sembra che ci sia molta casualità nel come si comporta la fisica del gioco. Ma non solo la fisica, proprio il boss. Cioè, non mi sembra neanche che abbia un comportamento coerente sempre. È molto difficile trovare una finestra. Vedi, ogni tanto ne fa uno, ogni tanto ne fa due, ogni tanto ti pigli, ogni tanto no. È quasi impossibile capire se sei agitata o meno. Ha troppi attacchi omnidirezionali. Pigliano dovunque, io già ho usato tutte le cure e non so, non puoi recuperare vita sto maledetto, me ne sono accorto prima, ma non pensavo lo facesse sempre. C'è una parte del danno che gli fai, lui lo recupera. Vabbè, ma che palle che non le raggiungi. Ah, che tristezza, veramente. Però 500 danni si fa sentire. Il problema è che tra cure sono pochine. Io poi sono una chiavica. Ok, via. E mi ha pigliato comunque. E quella vita lì la recupererà il maledetto. Non ci credo. Ma dai, che bastardi. E aveva un bait. Ma dai, ma poi si blocca sempre sulle gambe. Vabbè, no, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Perché se quando cerco di fargli schivare bene, si blocca sulle gambe del boss. Non mi dispiace quest'arma, però è troppo corta e devi stargli ancora più sotto. Il che per la maggioranza degli attacchi è veramente deleterio. A questo punto provo anche lo stocco. Però no, perché ho delle caratteristiche di merda per lo stocco. A ben pensarci. Non ha un granché senso. Ho le caratteristiche per la spada su forza. Anche se, siamo sinceri, con questa faccio praticamente... ma neanche il 10% di danni in meno. Thank you.
vedi, non puoi neanche controattaccarlo nella maggioranza dei casi. Non hai praticamente finestra. È un continuo. Pari, non puoi dare un attacco al massimo. È imbarazzante sta cosa. Vabbè, però io come faccio? Come faccio a schivare? Se schivo da una parte lui si gira e mi fa danno dall'altra. E vaffanculo allora. Cioè, non ho una finestra proprio. Cioè, va bene però. La schivata è praticamente inutile. Va. Schivi e gli rimani sotto. Cosa l'avete messa a fare nel gioco? L'ha schivato, scusate. Se non schiva gli attacchi. Ma poi è lentissimo, mamma mia. Io quell'attacco lo continuo a prendere, perché quando lo vedo partire schivo, ma è troppo tardi. Devi anticiparli proprio. Ma di tanto. Cioè devi schivare con quasi un mezzo secondo di anticipo, perché l'animazione della schivata è lentissima. Poi gli togli veramente niente, aspetto. Mi sembra l'ennesima boss fight fatta un po' così, giusto per aumentare un po' la difficoltà a caso. Cioè va bene, io sono scarso, Johnny, l'abbiamo capito, però io non ho capito ancora come faccio a schivare alcuni dei tuoi attacchi. Io schivo ma rimango comunque nella range. Puoi provare a parare qualche volta, però minchia, prendi comunque un quantitativo di danno veramente abnorme. Cioè, non è un'opzione parare in sto gioco, non è un'opzione schivare, puoi solo correre. Sono confuso e perplesso. Molto confuso e molto perplesso. Mi sa che torno alla spada di prima. O puoi averle tutte e due. Ok. Però come si fa a cambiare? Ah, ok. Vabbè, questa è un'idea carina. Ammetto che questa non è una cattiva idea. Però poter far fuori i nemici con due colpi invece che tre è un'altra cosa molto gradita. Il fatto è che nella fase 1 prendo troppi danni, finisco praticamente subito le cure e non gli ho tolto neanche un decimo della vita. Out here alone? Cellula del lancio. Ah, però questa non è una cattiva idea. Puoi buffarti l'arma, questo non l'avevo visto. Sounds like a good idea questa. Magari proprio lì la chiave per farlo un po' più facile. Dammi un po' questo comodissimo attrezzo.
Ah, ok, te lo devi... Mi. Costoso, eh. Costosello. Perché quello è uso infinito, questo è uso singolo. No. Pensavo fosse uso infinito come la tua. Invece così. Ok, forse sarebbe stato un po' troppo forte, eh. Avrebbe dovuto far pagare parecchio di più. Niente, io questo attacco non lo posso schivare. Corri, ti piglia, schivi, ti piglia. Io non riesco neanche a vederli partire, alcuni attacchi in tempo. C'ho dei problemi. Non so, sarò io, però io non riesco veramente a schivare alcune cose. Cioè questa come la schivavo? No, seriamente? Perché schivando non ce l'avrei fatta. Correndo non sarei partito in tempo con la corsa, come la schivavo? Come si prevede che io potessi bloccarlo quell'attacco, anzi schivarlo? Ti odio. Cazzo, l'unica volta che potevo darti un colpo, no, dovevi fare quello da fare. La base d'asta si parte da due schivate in su per schivare un attacco, perché qualcuno ne servono anche tanti. Schivato troppo presto. Qua non so come ha fatto a colpirmi, che ero fuori dalla range, ma va bene. Questo è quell'attacco che se schivi troppo presto ti prende. Non siamo neanche al 50% di vita, di distanza. Ok, qua ho fatto la cazzata del secolo. Sì, perché avevo equipaggiato l'altro oggetto. Che altro non so da che parte avvicinare. Da qualsiasi parte mi avvicino piglio danno. Ciao Pago. Puoi anche parare. Allora, parare io ci ho provato, ma è abbastanza inutile perché prendi comunque danno. E quindi colpire subito dopo, così recuperi vita. Ma il fatto è che io ho un'arma molto lenta. No, il mio problema è che io non riesco a... Quando vai in fase 2 non riesco più a capire neanche come avvicinarmi, perché... Cioè non riesco più a schivare gli attacchi. È quello che non riesco a fare. Cioè tu dici, prova a pararli e basta. In effetti però arrivo sempre con così poca vita in fase 2. Che non lo so se è una soluzione... Che la parata non mi sembra che sia una cosa intelligente da fare in sto gioco in generale. Però la schivata forse è pure peggio, perché è talmente corta che non schivi praticamente nulla.
Poi il tutorial è stato così chiaro con di pere che non ho capito ancora come si fanno. Io questo attacco non lo schivo. Non c'è modo di schivarlo. Perché se corro mi piglia, se schivo mi piglia. Vedi, schivi, ti piglia comunque. Quello che mi domando io a sto punto è se ha senso schivare. Ma in effetti non hai tutti i torti, su di lui la parata. Ok, questo non dovevo prenderlo. Ti odio. Ma proprio pesantemente. Cercando di farlo solo con le schivate, però ti dirò che non hai tutti i torti. La fase 1 la si fa un po' più facile, fase 2 non lo so ancora, fase 2 devo ancora sincronizzare, amici. Vabbè, però non mi ha fatto manco schivare, ero bloccato lì, non potevo muovermi. Però credo sia inutile farlo il boss. Ok, perfetto. Ecco, ma il fatto è che nel secondo tempo lui ha questa spazzata frontale che... La fase 1 in effetti è molto più facile, io avevo abbandonato l'idea delle parate perché... prendevi danno e basta, però in effetti se non avevo capito che recuperavi vita colpendo, e in effetti su quello hai pienamente ragione. La fase 2 va bene, non ho ancora avuto molto tempo per studiarla, cioè di solito mi frulla come inizia la fase 2, quindi però credo che se riesco a fare la fase 1 meglio con le parate adesso, arrivo in fase 2 con qualche cura in più, e quindi questo potrebbe essere effettivamente un grosso bonus. Che poi secondo me questo è il classico boss che, come ti buildi un attimino il personaggio, lo sciogli per voglia evitare di farmare in una beta. Ops. Ma ancora? Ma quanto tempo ci metti a ricaricarla, Johnny? E beh, vedi, questa è una fregatura, perché io stavo caricando l'attacco e non ho potuto fare niente lì. Una bruttissima fregatura, vabbè. Malefico. Qua a me
Dovunque mi giro mi piglia. È quell'attacco lì che mi distrugge di solito. Vabbè, adesso mi segue finché... Infatti che lui può chiudere le distanze tanto velocemente. E io no. Quanti attacchi fai, Johnny? Mi spieghi come faccio? Uno, due. Ok, questa è stata una pessima. Non c'è ancora mezza vita. Io ho finito le cure, no? Proprio schivare in fase 2 è quasi è proprio impossibile. E ti fa dai 3-4 attacchi per volta. Vabbè, taccato di taccata della Madonna. E no, non so neanche se ce la faccio stasera per finire entro la fine della live. Abbiamo ancora una mezz'oretta in teoria. Io in fase 2. Aspetta che adesso ti leggo Kailina, che sto recuperando la chat, sì. È come Bloodborne, pare ricevendo poco danno e poi riprenderlo quando attacchi. Poi ci sta che alcune cose non si notino quando si gioca, ma le si vede da fuori oppure facendo una pausa. È anche bella la meccanica che colpisce il nemico più ai carichi anche la fiaschetta. Sì, quello è, beh, più che altro è abbastanza necessario, perché i sei boss sono tutti così, che hanno un quintale di vita, diventa veramente importantissimo. Secondo me hai tante potenzialità, ovvio che ha ancora molto da migliorare. Cioè abbiamo, durante la leva abbiamo visto cose, i nemici base sono abbastanza imbarazzanti per certe cose. Ma si anche, spero che si sia buggato un cane, perché praticamente è rimasto lì fermo a guardarmi. I cani non so neanche se attaccano, cioè non ho ancora visto l'attacco di un cane io. E il boss il problema, ma mi rendo conto che sono io che ho un approccio troppo greedy. Io cerco di fare tanto danno, però il problema è che qua purtroppo, e a me questo è un game design che proprio non piace, ed è il motivo per cui gli ultimi Souls usciti li sto abbastanza odiando, e che si tende a fare nemici che hanno finestre sempre più piccole, sempre più piccole. E sempre più imprevedibili, per cui è proprio tanto brutto, perché sono solo delle battaglie di attrito. Il problema è però che non puoi farlo tantissimo. Comunque prendi delle cafuttate incredibili. E vedi, quando lo vedi partire è troppo tardi. Devi schivare. La cosa che mi dà fastidio della schivata è che è lentissima. Sembra quasi che abbia mezzo secondo di delay. Più tanto lenta. La gabbia a terra.
Tanto che porcheria. Cioè quella elettrica non ti ricarica l'arma. L'avrei schivato veramente, però. È bello vedere che il gioco non ha registrato proprio. Niente, non riesco a scrivere manco un attacco in questa modalità maledetta. Ricordo di provare anche il buff, l'ho provato. Non è servito anche, ma tra l'altro ha fatto pochissimo danno in più, per cui non è neanche debole al fulmine. Non ho molta idea di come riuscire a batterlo con facilità, perché è abbastanza stronzo, devo ammettere. Sì, salve anche a lei. Mi sono quasi rotto le balle di vedere continuamente la sua brutta faccia. Ho provato anche a cambiare arma, guarda, ma... Il problema è che in fase 2 io non riesco a capire come affrontare i suoi attacchi, perché a parte prenderli proprio nel momento in cui passa, quindi usare i frame di invulnerabilità, io non ho ancora capito come si fa. Se c'è un modo. Forse devo parlare anche lì, però caspita, ho così poca vita in quel momento che... Cioè non mi sembra l'idea più giusta di sacrificare ancora vita, anche perché ne recupero veramente poca. Cioè di con un colpo di spada io non recupero la vita. E vabbè, questa non riuscirò mai a schivarla, perché... Quando la vedo, quando capisco qual è la mossa, ormai è troppo tardi, il gioco è troppo lento. Poi vabbè, il tracking è anche abbastanza innaturale. Dovrebbero rendere un po' più leggibili le mosse, perché non so mai cosa sta facendo, non so mai cosa aspettare. Oh, la prima volta che la schivo. Prima volta che riesco a vederlo in tempo. Su molto più velocemente in questa fase. E vabbè, ma lui ha recuperato anche lui vita, dai, così è illegale, non ce la farò mai. Cioè come si... Avere poca stamina non aiuta, lo so. Tanto non è idea se è tanta o poca questa. Però a quanto pare è poca.
A questo punto io farei così, vado a prendermi le animelle, uccido questi tizi qua e mi faccio qualche livello in più. Perché il problema non è il danno, perché gliene faccio più che a sufficienza, secondo me. Il problema è non riuscire a gestire il danno che ti fa lui. Perché ne incasso veramente troppo. Su, piuttosto livella un po' di stamina, è al mio piano adesso, perché abbiamo trovato un bel po' di oggettini in giro mentre facevamo, mentre esploravamo, e a sto punto li uso, cioè vedi 5 di queste, 2 di queste e ci facciamo un po' di livelluzzi, così che almeno aumenta di livello. Allora abbiamo detto il vigore. Ah, ma c'è anche il carico. Ok, posso fare due livelli. Ma tra l'altro aumentare la tecnica aumenta il danno, però mi interessa di più il vigore in questo momento. No. Questa è una cosa che mi sfugge. Il carico da cosa è dato? Cioè, abbiamo anche... di 32,6 su 73, siamo al 49%. A me non sembra che siamo particolarmente carichi. Sbaglio? A me non sembra che sia cambiata molto la barra della stamina, però. Non so se fa la differenza. Proviamo. È che fase 1 prendo danno per forza, però più o meno lo gestisco. È proprio in fase 2 che mi sdrena e non so, non riesco a capire proprio neanche come avvicinarmi. Vabbè, cominciamo malissimo. Addirittura due colpi, a me va solo che bene.
siamo in fase 2. Ok, in fase 2 non posso più dargli due colpi neanche lì. Male, perché questo significa che non posso parare sostanzialmente, non molto, perché vado in deficit di vita. E c'è un altro problema, c'ho l'arma mezza rotta. Corri. Fiscia. Via comunque, anche se corro. Che merda sta cosa, però potevate fargli un minimo di distanza di sicurezza, no? Dai, vieni qua. Perché qua fa 1000 attacchi e quindi non è più gestibile con la parata. Quanti ne fai? Gesù! 3-4 attacchi in fila! Vabbè, ma quanto ti incalza? No, vabbè, non ce la farò mai. Tutto qui ti incalza veramente troppo. Non riesco neanche a tenere la distanza. Che palle! No, questo non mi fa rabbia. Ma minchia, non ho più vita, ma vabbè. No, ma proprio in fase 2 non c'è verso. Se tiro sulla guardia mi finisce la stamina, prima che io possa tirargli un colpo e schivare, io non penso sia fattibile, cioè qualsiasi cosa faccio piglio comunque danno. Devi per forza livellare la stamina e fartela di parata. Probabilmente con un'arma più veloce, tipo lo stocco. È molto più fattibile, perché recuperando vita, avendo l'attacco più veloce, sì, comincio a capire perché questa build non è ottimale. Proviamo a vedere in effetti. Ma va a cacare! Ok, dicevamo. Proviamo a vedere con la sciabola di nuovo, che a questo punto sono curioso. Spazzate schivi verso di lui. Altrimenti di lato. Ma in realtà io tutte le volte che ho schivato quell'attacco in qualunque direzione ho sempre preso danno. Ci ho provato a schivare in tutte le direzioni. Io piglio comunque danno. Perché anch'io l'ho pensata così. Cioè in Dark Souls schivi verso l'arma perché così ti supera. E invece no. Qua me la piglio sui denti. L'ultima volta la fase 1 l'ho fatta praticamente no damage. E in fase 2 io arrivo e mi sbiglia. Adesso abbiamo iniziato malissimo. Anche perché qua perdi molta più vita. Ok, non è fattibile con questa la parata. Cioè, meglio sì, perché puoi fare più attacchi, ma devi stargli veramente. Ecco, questo io non lo capirò mai, che devo schivarlo. Ok, la sciabola non mi ci trovo. Io l'ho fatto il secondo try e lo trovo solo fastidioso. E guarda, io ti dico, ormai la fase 1 l'ho capita, e la fase 2 che. Tu mi dici schiva a sinistra, sì, ma io piglio comunque danno. Cioè, hai delle finestre di invulnerabilità che sono minuscole. Cosa che ho fatto? Ah! Ho scoperto qualcosa di nuovo. Io sarà tipo il 20° try. E non riesco a farla per via della famiglia. Aspetta, quello è un giocatore. No. Ma vaffanculo, da dove arrivi tu?
vaffanculonia. Che fastidio laggo in sto gioco. Cioè, da dove mi ha aggato questo? Insomma, se devo già livellare in una beta, iniziamo proprio male. Cioè sì, avere della stamina in più mi farebbe molto comodo, perché in fase 2 se io paro mi rompe la guardia sostanzialmente, perché mi finisce la stamina. Tu da dove me lo spieghi? Non l'ho ancora visto. È una ruota dentata, utile. Mamma mia. Vabbè, che in effetti a furia di uccidere sti tre ho di nuovo altre 1000 anime lì. Livello ancora un po' la stamina a sto punto, perché in effetti mi fa veramente comodo. Devo riuscire a fare almeno un altro livello. Vabbè, tu hai deciso che non muoio giovane e non vedo perché non dovrei accontentarti. Momento, quanto serve? 986, quindi neanche tantissimo. Portiamo a 10 il vigore a sto punto e vediamo. Io continuo a non vedere migliorie nella barra, però non è che mi stanno scambando. Aspettate che mi metto un pelino più comodo. Adesso mi devo girare perché c'è lo stronzolo che arriva da non so dove. Per 15 tai non ti sei mai palesato, mo onnipresente. C'è Sambuco Gianni che guarderebbe male. Che? Aspetta che non spaventa. Ti guarderebbe male. E sappiamo benissimo. Ma che mi guardi pure male. Cioè. Io con i vari Souls non ho mai avuto grossi problemi. Sto avendo più difficoltà fra questo che fra alcuni boss di Dark Souls, fai tu. Ma poi l'odio, perché io quando vedo che devo schivare quell'attacco è troppo tardi. Cioè, è proprio il gioco che secondo me ha qualche casino proprio nel ritardo, perché la schivata arriva con mezzo secondo da quando lo premo. Per cui la metà degli attacchi non sono schivabili. Cioè devi per forza parare. Però parando prendi danno e con questa fai fatica a recuperare la vita. Allora ce l'hai la poise. Non è solo per finita. Cioè vedi? Io da quando l'ho visto diventare rosso, alla fine non ho potuto muovermi, quindi che, come schivavo?
palle, poi che c'hai anche l'arma da sistemare in tempo reale. Almeno se ti siedi al falò dovrebbero ripristinartela. Ma io non ho stamina infinita. Ragazzi, questo mena 4 attacchi in fila. Faccio abbastanza danno rispetto al danno che mi fa lui. Questa... cioè mi dà proprio l'impressione che sia il gioco che arriva in ritardo rispetto a quello che voglio fare io. Perché se lo sono fatti bene. Non è che sono fatti bene, che... cioè, secondo me vivono molto di questa... E vogliono tenere viva questa loro idea degli essere dei giochi difficili, quando non sono dei giochi difficili. Anche perché romperli è veramente troppo facile. Cioè, se ce la fa uno scarsone come me a finire un Dark Souls e a fare tutti i boss... E poi sto detto che non è difficile. Cioè Dark Souls 2 ho fatto addirittura cose non solo level run, solo level 1 run. È solo questione di pazienza. Tanta pazienza. Però qui sento proprio come se il gioco non facesse quello che voglio io. Cioè sento proprio il personaggio che in certi momenti fa troppe azioni rispetto a quello che gli sto dicendo e in certi momenti proprio non si muove. Poi non so se è solo una mia impressione o se è effettivamente così, però la meccanica che pure il boss recupera vita se la poteva risparmiare, secondo me. Vabbè, però almeno poi fammi fare quella dopo. Qualcos'altro? Sì, giustamente. Se la vuoi fare sporca, falla sporca fino in fondo. Veloce, 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 veloce. È talmente fatto un po' a pera il gioco che io qua non ho neanche capito se mi ha colpito prima. Sbagliato. Troppi attacchi. Non riesco neanche a sapere quanti ne sta per fare. Guarda qua. Vabbè ragazzi, faccio ancora un paio di tentativi, poi per questa sera
vi abbandono, anche perché incagliarsi così. Però i boss Dark Souls sono belli e hanno un moveset che presuppone alcune aperture. Sì. Oddio, non tutti, però quelli fatti bene, sì. E devo staccare, sono anche in ufficio. Ma wow, a quest'ora sei ancora in ufficio, complimenti. Comunque buonanotte, non ti preoccupare, anzi io faccio ancora un try e stacco, perché è inutile che continuo a provare così. Cioè, piuttosto è meglio che mi fermo, bocce ferme, magari me lo farò per conto mio. Bene o male il gioco ve l'ho fatto vedere. Ho fatto una figura un po' barbina, lo ammetto, però insomma, oh, piuttosto se fossi stato da solo avrei livellato un bel po' e l'avrei distrutto il boss, però essendo così volevo provarci, diciamo, alla vecchia maniera. Guarda, lascia stare, buona serata. Boom, grazie. Ho detto faccio ancora questo try e poi vado in chiusura, anche perché così facciamo 2 ore e mezza di live, 2 ore più o meno di live. Più pulitissimo è qua. Ah, però cazzo, devo anche allontanarmi per parlare. Almeno mentre ancora non dovrebbe potermi arrivare così facilmente. Troppo rich. Non riesco neanche ad allontanarmi per sistemare l'arma, figurati. Mamma mia, quanto è insensibile il sistema. Devo uccidere. Ragazzi, è stato un piacere, ma avrei voluto regalarvi il boss morto, ma non è nelle mie facoltà questa sera, mi spiace. Io direi che a questo punto rimaniamo qui, vado in chiusura, io comincio a ringraziare tutti quelli che sono passati, spero vi siete divertiti a vedermi morire come una mosca, magari non un gran divertimento, però è pur sempre spettacolo, dai. Quindi, come ho detto, vi ringrazio tutti moltissimo per essere stati in mia compagnia, vi auguro una buona serata, una buona nottata e un buon fine settimana, perché comunque oggi è pur sempre venerdì. A dispetto di Lies of P, che mi ha lasciato un po' titubante, quanto mi avete detto anche molti di voi, lo sono rispetto a questo titolo, boh, non lo so, probabilmente essendo col Game Pass lo giocherò, almeno un'occasione gliela voglio dare. Ma boh, per adesso anch'io sono un po' dubbioso sulla qualità finale di questo titolo. Io vi ringrazio ancora a tutti quanti per essere stati in mia compagnia, ringrazio anche a chi magari vedrà questo video appunto su YouTube in differita, e non mi resta che augurarvi una buona notte, buone botte e come sempre alla prossima. Ciao ciao!